Benvenuti, ci vediamo sul 13, questa è la Sicilia che produce. Ci troviamo quest'oggi a Santo Stefano di Camastra per raccontare il mondo della ceramica, una passione, un mestiere, ma soprattutto arte. Siamo con il vice sindaco di Santo Stefano di Camastra, Fausto Pellegrino, e questo è un luogo in cui l'identità di un comune si sposa con un mestiere, con un'arte artigiana. Senz'altro, questo è un luogo che ha raccolto e ha fatto sintesi in questi anni di tutte le esperienzialità artigianali e dei nostri antichi maestri ceramisti. E non solo, è stato ed è anche il luogo che ha raccolto opere dei principali artisti nazionali ed internazionali in questi anni. Un luogo che stiamo ristrutturando per portarlo a un nuovo splendore e lo stiamo riempendo di contenuti con nuove forme per le scuole, non solo, anche per i turisti, moderne, che permettano un'interazione più dinamica tra utente e ceramica e artisti. Questo è il luogo della storia, sì, che ha fatto sintesi a Santo Stefano di quella che negli anni è stata, diciamo, la tradizione ceramista, che poi, se vuole, le racconto brevemente. Ce la racconti? Santo Stefano è un paese, io aggiungo sempre città della ceramica, perché noi siamo Santo Stefano di Camastra, perché il duca era il duca di Camastra. Camastra è una cittadina nell'Agrigentino, lui era duca di questa cittadina, che purtroppo non hanno manco più memoria di questo duca, ma a noi è rimasto l'appellativo di Camastra, diciamo. Sarebbe stato più bello essere Santo Stefano del duca della città della ceramica, diciamo, da questo punto di vista. Ma, diciamo, Santo Stefano di Camastra nasce sotto i monti, Monti del Letto Santo, dove c'è la Santa Croce, il nostro santuario, praticamente, ed era un villaggio di contadini particolarmente e in alcune parti di artigiani. Quando c'è stata una frana oltre 400 anni fa, il paese via via si è dovuto trasferire, grazie al duca di Camastra che ha dato questo piano fantastico su quale ricostruire questa cittadina, è ripartito, e il nostro prima forma di ceramica era una ceramica di utensileria per casa, quindi le brocche, i piatti, i fiaschi, diciamo utensileria quotidiana, ecco. Le influenze che noi qua abbiamo avuto grazie ai trasporti che noi facevamo qua, la giara, la famosa giara di Pirandello, ma in ogni caso queste giare badesse enormi che noi avevamo, erano delle giare che noi utilizzavamo per il trasporto del frumento e dell'olio. E questi interscambi che noi abbiamo avuto con il Nord Africa, con la Campania, con la Toscana, hanno fatto sì che ci sono state queste forti influenze, dove la ceramica, da una ceramica di utensileria, è diventata una ceramica con i colori, una ceramica delle maioliche, una ceramica dei decori, e quindi gradualmente negli anni, le faccio una sintesi della sintesi, queste famiglie importanti stefanesi che hanno iniziato a fare, ad esempio, gli Armao tra i primi, che sono gli avi dell'ex assessore Armao, hanno iniziato a fare delle maioliche, ma non solo, hanno iniziato, diciamo, a portare i colori e quindi una ceramica artistica a Santo Stefano di Camastra. E da là quindi l'artigiano, dall'utensileria, si è spostato a una forma d'arte, quindi ai piatti decorati, alle maioliche, in cui siamo conosciuti ormai in tutto il mondo, ai pezzi d'arredo. E quindi c'è stata questa, diciamo, crescita da un punto di vista culturale, dalla ceramica di casa alla ceramica per la casa, per l'arredo e non solo. Ecco. Da qua gli artigiani sono cresciuti, anche nella sperimentazione degli smalti, nella sperimentazione delle tecniche, ovviamente di cottura in particolar modo, e una grossa, diciamo, valenza l'ha avuto il liceo artistico di Santo Stefano, che ha dato i natali a tantissimi maestri negli anni e che hanno permesso appunto di crescere e di recuperare gran parte di queste tradizioni, ma soprattutto del know-how che si era tramandato da padre in figlio o da famiglia in famiglia. Ecco. Quando è arrivata la consapevolezza che un mestiere fosse in realtà un'arte? Non è facile, secondo me, strutturare esattamente una linea di demarcazione tra le due fasi. Le posso dare il mio punto di vista di non artigiano, ma di appassionato alla materia. Allora, diciamo che Santo Stefano passa da una ceramica che si acquistava
per il passaggio autostradale obbligatorio, era una meta, dovevi passare da qua come una specie di dogana, e che ha permesso fortunatamente di far conoscere la ceramica a tutto il mondo, ha una consapevolezza che questa ceramica decorata e con le scuole, con gli studi, col liceo, si andava con le influenze da fuori, in particolar modo anche il Nord Africa ci ha influenzato parecchio, basta vedere il nostro antico cimitero di ceramica che ha un'influenza originaria molto che si data ad esperienze appunto sul Nord Africa, ha fatto sì che ci fosse la consapevolezza che questi pezzi ancora più lavorati, ricercati e cotti con diverse tecniche, potessero essere venduti in ville, ambienti e a prezzi più interessanti, e quindi c'è stata una ricerca, anche le maioliche che hanno arredato le principali ville della Sicilia e d'Italia, diciamo, si è avuta questa consapevolezza che la ricerca, la sensibilità al bello e alla bellezza potesse essere, da un altro punto di vista, accettato dal pubblico e pagato appunto perché è una forma d'arte in questo modo. Io personalmente ritengo che l'artista debba essere una persona che, oltre a pensarlo il pezzo, se lo debba realizzare e decorare. Quindi ci sono diversi tipi di ceramica. C'è la ceramica di chi la vende, che è il commerciante, c'è la ceramica di chi la realizza e la decora solamente ma non fa il biscotto, c'è la ceramica di chi fa tutte le tre fasi. E sono due, tre tipi di ceramica che hanno competenze diverse, ma anche esperienzialità artistiche diverse. Ecco. Siamo con Emanuele Esposito, siamo in un luogo dove si scrive anche la storia di una famiglia, oltre che i pezzi meravigliosi da cui siamo circondati. Mi racconta come inizia la vostra storia. Ceramiche Duca di Camastra, De Suir il nome del vostro laboratorio, una tradizione di famiglia che vi voleva nel mondo della ceramica. De Suir nasce un po' dal nome di nostra madre. La nostra è una famiglia di generazione ceramica da quattro generazioni. Era Grottaglie, altro centro ceramico pugliese rinomato, una grossa fabbrica. Però allora il mestiere di ceramista non è che fosse un mestiere molto qualificato, ma era un mestiere umile. Nel dopoguerra la regione Sicilia chiamò nostro zio per fondare qui a Santo Stefano una scuola per la ceramica, una scuola professionale. Si rivolse allora a Faenza, dove mio zio si era appena diplomato, chiedendo chi potesse essere una persona che potesse avere questi requisiti. E gli indicarono mio zio. E quindi ci trasferimmo qui. Io ero piccolissimo, bambino, avevo pochi mesi allora, quindi sono solo di nascita pugliese, ma sostanzialmente stefanese. Negli anni successivi il laboratorio diventò una piccola fabbrica, principalmente di ceramica artistica, stoviglieria, eccetera. E abbiamo fatto poi nel 1990 questo stabilimento dove ci troviamo adesso. Cosa si intende per ceramica? Ci sono diverse tipologie di prodotti ceramici. Il panorama dei prodotti ceramici è molto vasto. Si va dalle terracotte, quelle per costruire i laterizi, eccetera, fino alle porcellane o le ceramiche speciali per i condensatori, per i transistor, per usi spaziali, eccetera. Il nostro prodotto tipico qui di Santo Stefano rientra nella voce della famiglia delle maioliche. Un prodotto a pasta colorata, quindi nel nostro caso la terracotta che è di colore rosa, rivestito di un smalto vetroso che può essere trasparente o coprente. Dopodiché il prodotto così cotto al forno, decorato o tintunita, a secondo come si vuole fare, assume il termine di maiolica. Uno a volte dice questa è ceramica, questa è porcellana. No,
diciamo, tecnicamente non è giusto, perché anche la porcellana è un prodotto ceramico. Questa è maiolica, questa è porcellana, questa è terraglia, questa è gres e così via. Questo è il refrattario, questo è il laterizio, questi sono i tempi. Quali sono le varie fasi della lavorazione? Ovviamente la ceramica, lo sanno tutti, parte dall'argilla. Le argille sono di diverso tipo, anche in questo caso, a secondo della tipologia di prodotto che si deve fare. Nel nostro caso le argille tipiche per la maiolica sono le argille cosiddette Montemurillo-Nintie. Queste argille vengono estratte dalla cava, depurate, lavorate fino a raggiungere poi lo stato fisico di lavorazione. Lo stato fisico di lavorazione che può essere allo stato secco, quindi in polvere, può essere allo stato plastico per la lavorazione tipica dell'oggettistica. Ci sono diversi metodi di foggiatura, allo stato plastico, allo stato liquido, allo stato secco. Una volta che il pezzo è stato foggiato, si deve essiccare per evaporare poi l'acqua contenuta nell'argilla, che può essere poca o molta a seconda dei casi. Anche in questo caso l'essiccazione normalmente avviene a temperatura ambiente, però ci sono anche altri tipi di essiccazione forzata con essiccatori particolari. Una volta che il prodotto è stato asciugato va a forno nel, diciamo, la prima cottura per ottenere la terracotta, in gergo maiolica il biscotto. Queste pezze vengono cotte alla temperatura intorno a 950-1000 gradi Celsius e così l'argilla, che ovviamente allo stato secco, allo stato crudo, è un prodotto che si può deteriorare con le intemperie, con l'acqua, con gli urti, eccetera, assume le caratteristiche tipiche della terracotta, quindi resistenza meccanica, porosità, colore e inalterabilità alle intemperie nel tempo. Il prodotto così cotto, il biscotto, deve passare alle varie fasi successive per ottenere la maiolica, il prodotto finito. Le tecniche sono diverse. La tecnica normale che si utilizza qui a Santo Stefano, nella maggior parte dei casi, è quella di immergere, di smaltare il pezzo con metodo a immersione, cioè il pezzo viene immerso in un bagno acquoso di smalto, che normalmente è bianco, però potrebbe essere anche colorato, e poi questo pezzo così smaltato, una volta asciugato, passa alla successiva fase di decorazione, come quella che potete vedere qui. I colori ceramici sono dei colori inorganici, degli ossidi metallici, quindi allo stato di decorazione, nel momento della decorazione, sono delle polveri diluite con acqua, tipo acquerello, e solo dopo, successivamente, la fase di cottura, vengono incorporate dalla massa vetrosa dello smalto e quindi assumono poi, il prodotto assume le caratteristiche tipiche della ceramica finita, quindi lucentezza, brillantezza. Sono esattamente gli smalti ceramici? Gli smalti ceramici sono dei vetri a tutti gli effetti, solo che la composizione chimica differisce un attimino dai vetri. Lo smalto è coprente, quindi non è altro che un vetro opacizzato. Ovviamente altre famiglie ceramiche hanno più o meno sempre
gli stessi processi, però in termini un attimino diversi. Cosa accade esattamente in questa parte della fabbrica dove ci troviamo adesso? Questo è il reparto della decorazione ceramica dei pezzi smaltati precedentemente. E come si può vedere, qui abbiamo la decorazione strettamente manuale a pennello. I decoratori che abbiamo noi sono tutti maestri ceramici, diplomati. E chi invece è appena uscito dalla scuola da cosa inizia? I primi decori che si fanno? Inizia a fare esperienza, tirocinio, facendo piccole decorazioni semplici, fino a che per emulazione, aiutato anche dai decoratori più esperti, raggiunge poi una perfezione, fino ad arrivare anche a fare paesaggi figurativo. Quali sono i prodotti più richiesti e anche le decorazioni che vengono maggiormente ricercate? Qui a Santo Stefano diciamo che la gamma decorativa è molto molto ampia, ma comunque si ci rifà principalmente alla tradizione della ceramica siciliana, riveduta e corretta, più o meno stilizzata, più o meno moderna. Però in genere si tratta di decorazioni floreali, geometriche. Ma ci sono per esempio anche delle richieste cromatiche particolari che possono variare anche a seconda delle mode? Sì, di designer e di architetti che vogliono o chiedono delle realizzazioni sul progetto di determinate tecniche o di determinati colori o di determinati disegni. Lei è più legato alla tradizione o anche all'evoluzione delle ceramiche? Noi abbiamo cercato di mantenere l'immagine della tradizione, però in un contesto di produzione tecnicamente avanzata, va bene, senza stravolgere quella che è la tradizione ceramica. Quindi il prodotto deve essere, rimanere un prodotto prettamente artigianale. Poi ovviamente sotto l'aspetto decorativo si può passare dalla tradizione fino all'ultramoderno, insomma, a secondo delle esigenze. Come immagina il futuro delle ceramiche stefanesi? Un prodotto ceramico oggi in genere è abbastanza costoso, le esigenze cambiano, c'è stato un prodotto, chiamiamolo innovativo, della lava smaltata. Cosa ha di particolare la lava rispetto alla ceramica? Che si possono fare ampie superfici, ampie dimensioni, unico pezzo, che con l'argilla non si potrebbero fare perché o si rompe o si distorce, eccetera. Quindi con la lava abbiamo implementato la nostra produzione, come anche altri di Santo Stefano, per fare dei tavoli da giardino, interni, esterni, eccetera. Siamo con Marila Re, capogruppo all'opposizione. Qual è il valore oggi del mestiere delle ceramiche? Il mestiere delle ceramiche è un'arte. In un momento in cui si va sempre di più verso l'intelligenza artificiale, verso le chatbot, le mani che trasformano l'argilla sono un qualcosa di inimitabile. Quindi il valore attuale è che non ci sarà mai nessuna macchina, nessuna forma di intelligenza artificiale che potrà sostituire il valore delle mani dei nostri artigiani. Vero è
che per competere nei mercati internazionali è necessario diciamo un processo di aziendalizzazione che è già in corso e che quindi in un certo senso sostanzia poi il lavoro vero e proprio del torniante piuttosto che del decoratore. Però viva Dio, la vera forza è che c'è ancora la mano dell'uomo, l'occhio dell'uomo, la capacità decorativa dei laboratori a griffare i nostri prodotti. A livello economico, cosa significa la ceramica stefanese e come si inquadra anche nel mercato internazionale? Credo questa sia la vera scommessa per il futuro, perché sulla grandezza, sulla genialità, sull'unicità di una tradizione, di un'arte che è quella stefanese, non ci sono dubbi. Il problema è competere anche nei mercati internazionali e farlo con un valore economico e commerciale che non mini il valore appunto della tradizione. Il problema è a questo punto valorizzare un comparto ceramico che inevitabilmente deve prepararsi a scommettere sulle nuove sfide del design, sulle nuove sfide anche di diciamo così, delle nuove frontiere dei mercati anche distanti da noi. Mi riferisco ai paesi che sono emergenti in termini economici e quindi un valore economico si misura anche con la capacità di aggredire quei mercati. Mi riferisco all'America piuttosto che alla Cina, piuttosto che all'India, dove le barriere di ingresso sono inevitabilmente molto alte. È un valore economico che, se valutato da un punto di vista di unicità, io credo che, come tutte le grandi realtà, non solo italiane ma anche europee, non possa essere definitivamente quantificabile. Non credo che ci sia un prezzo o un valore economico stabile che possa essere tale e mantenersi del tempo. Credo però che acquisire il know-how, fare modo che le nuove professionalità e quindi i più giovani che hanno la fortuna di vivere tra il Tirreno e l'argilla possano anche loro essere ambasciatori di questa eccellenza, studiando le lingue, l'arabo, il cinese, tuffandosi per esempio nella grande realtà che è il design delle grandi strutture, stringendo accordi commerciali con le grandi realtà europee e internazionali. Quindi il valore commerciale sono i giovani che rappresentano un ponte per il futuro, perché se c'è qualcosa che può stare dovunque, quella, al mio punto di vista, è la ceramica. Siamo nell'aula di progettazione e design del professore Domenico Boscia. Ci troviamo nel luogo in cui inizia tutto. Qui c'è la genesi. Da qui parte l'idea, un'idea che praticamente viene tracciata da un tema. In questo caso possiamo ad esempio far vedere questo vaso bottiglia, un pezzo unico, che dopo essere stato trascritto su questi bellissimi fogli che noi utilizziamo, si va nei laboratori di formatura e di foggiatura, lì viene foggiato l'oggetto a grandezza reale, perché anche qui dietro c'è tutto un processo di presentazione, dalle misure alle grandezze, gli spessori, varie tipologie di smalti, colori, eccetera eccetera, che praticamente questo poi alla fine ti porterà all'oggetto finito. In questo caso qui abbiamo il disegno tecnico, abbiamo una rappresentazione assonometrica intera e sezionata, dove facciamo vedere l'uniformità di spessore dell'oggetto. Qui in questa tavola vediamo già l'oggetto definitivo nella sua forma, con il suo effetto chiaroscolare, quindi praticamente qui abbiamo i volumi e una breve relazione tecnica su quelli che sono praticamente i materiali utilizzati per la realizzazione di questo pezzo. Ecco, alla fine l'idea si materializza e abbiamo i prototipi.
Quindi ragazzi, prima di acquisire la manualità nella lavorazione della ceramica, è a mano che realizzano queste tavole, li stiamo vedendo disegnare, vedendo esattamente, loro così i primi passi. Attraverso diciamo quelle che sono le basi del disegno geometrico, della tecnica del chiaroscuro, della rappresentazione diciamo così dell'oggetto reale nella sua grandezza eccetera, viene fuori l'elaborato. In ultimo abbiamo anche l'ausilio dei computer, programmi quali il Corel Draw e Photoshop, riusciamo praticamente piano piano a velocizzare anche per certi versi la rappresentazione diciamo di una fase progettuale che è quella della ricerca cromatica, che questo ci permette ovviamente di correre, mentre prima vi lascio immaginare era tutto fatto a mano libera dall'inizio fino alla fine. Oggi abbiamo la fase intermedia che è quella della tavola tecnica cromatica e poi l'elaborazione grafico computerizzata. Mi dica la verità, ma i ragazzi di oggi preferiscono lavorare direttamente al computer o iniziare con le matite in mano? Oggi è più facile dire no, io lo voglio lavorare al computer. È vero, la tendenza è sempre quello di andare alla ricerca della tecnologia, tra virgolette, però è anche vero che se tu non hai le nozioni di base, se non hai la conoscenza di come puoi effettivamente utilizzare uno strumento, cioè non penso che sia il caso. Quindi affrontiamo le varie fasi con molta calma e con molta tranquillità, perché comunque alla fine i risultati ci saranno. Quindi così i ragazzi non solo continuano a mantenere quello che è, diciamo così, l'aspetto della conoscenza tecnica manuale, e poi ovviamente anche l'aspetto della conoscenza tecnico-grafica computerizzata, che chiaramente oggi è un po' difficile pensare di non utilizzarla. Professore Boscia, cosa si fa in questo laboratorio? Vediamo i ragazzi impegnati in diverse tecniche anche. Sì, allora in questo laboratorio, essendo il laboratorio di formatura e foggiatura, soprattutto qui si fa la foggiatura, dove i ragazzi praticamente dal primo al secondo anno in fase di orientamento imparano un po' a prendere conoscenza di questo strumento che si chiama tornio. Questo tornio che gira, la famosa girella che gira, e poi qui un po' con un pugno di terra impastato, la cosiddetta chiamata argilla, e si incomincia a dare forma. Quando si fa esercitazione le forme possono essere svariate, a questo punto lo decide direttamente il ragazzo o la ragazza, mentre dal terzo anno in poi, quando si sceglie l'indirizzo, in questo caso designer ceramica, va bene, i ragazzi arrivano in questo laboratorio con una fase progettuale. Inoltre, abbiamo detto anche formatura, e la formatura è proprio questo, cioè utilizzare i calchi in gesso, dove il calco in gesso che cosa ci permette? Di velocizzare la produzione a seconda della forma e della tipologia di decoro che prende la forma. Ecco, questa è un po' una fase importantissima, perché dopo questa fase praticamente c'è la fase della cottura dei prodotti, quindi parliamo della prima cottura, quindi biscottatura cosiddetta chiamata, che va da 960 a 980 gradi per questa tipologia di argilla, per poi passare alla decorazione e alla ricottura nuovamente dell'oggetto, quindi in seconda cottura, però questa volta abbiamo una temperatura più bassa che si aggira intorno ai 920-940. Cosa abbiamo visto realizzare per esempio in questo caso? Un calco in gesso dove praticamente dal negativo per stampatura a mano abbiamo nuovamente il positivo della decorazione. Vi faccio notare una cosa, la colorazione dell'argilla, quando è ancora allo stato molto plastico, è fresca l'argilla, ecco come si presenta. Mentre durante la fase essiccatoria, vedete, incomincia a cambiare colore, perché incomincia a perdere la sua umidità, l'argilla, quindi diventa sempre più chiara, ma nello stesso tempo, mano a mano che perde la sua umidità, si restringe, quindi qui avviene il famoso ritiro. Ma questo ritiro non è a casaccio, è calibrato, un po' come dire, tutta una fase preparatoria prima, una fase ideativa, una fase realizzativa e poi la messa in posa. E insieme vogliamo capire il rapporto di questi giovanissimi studenti con la ceramica stefanese. Il loro rapporto è un rapporto molto particolare, perché intanto sono ragazzi che provengono dal posto, e in quanto
diciamo così, la loro scelta deriva dal fatto che sono figli di artigiani del posto e quindi qui un po' si innesca quello che è il meccanismo della continuità a livello familiare per quanto riguarda un po' la produzione della ceramica artistica locale. Il Liceo Regionale Esposito è il luogo in cui i giovani imparano questa antica arte, dove si porta avanti la tradizione, dove vengono formati i futuri professionisti. Siamo in compagnia di Calogero Antoci, il dirigente scolastico. Come vive questo rapporto dei giovani con quest'arte? Un antico mestiere diventato sempre più raro? E in queste aule avete una responsabilità importantissima. Sì, come avete detto, è quello il mio impegno che sto cercando di portare avanti e di mantenerlo fino in fondo, lottando anche con il coltello tra i denti. Dico così perché sono un tipo che vado avanti quando mi metto un obiettivo davanti a me e per raggiungerlo, faccio di tutto per raggiungerlo. E dico questo perché nel lontano 2010 con la riforma Gelmini, come tutti sanno, hanno assorbito tutti gli ex istituti d'arte facendoli diventare licei artistici e togliendo la maggior parte dei laboratori che sono la colonna trainante di queste scuole. Il sottoscritto, una volta diventato dirigente, si è assunto la responsabilità con tanta collaborazione da parte di tutti i nostri docenti. Ho fatto riaprire le ore che avevano tolto a questi laboratori, specialmente noi abbiamo all'interno della nostra scuola il laboratorio di ceramica. Il laboratorio di ceramica che per il nostro paese e il territorio sono fondamentali. Fondamentali perché, ecco, come dicevate prima, i nostri ragazzi iniziano ad avere le prime basi sulla lavorazione dell'argilla nella scuola. Certo, poi a scuola non è che si fa fare tutto qui il lavoro, perché la cosa importante è che poi si va anche a lavorare nei laboratori che ci sono nelle ceramiche in paese, come ho fatto pure io da piccolo, avevo 10 anni. Quello che posso dire è che questa scuola è un fiore all'occhiello per quanto riguarda la regione Sicilia, di cui fa parte con tutte le altre 6 licei regionali e anche del nostro territorio. E farò di tutto per portarla avanti fino a quando me lo permetteranno. Ma mi dice, sono cambiati i ragazzi, è cambiato il rapporto dei ragazzi con la ceramica? Lei ha fatto tutta la trafila da giovane, prima di diventare docente, poi dirigente, però lo ha vissuto. I ragazzi avevano un rapporto diverso con la ceramica al suo tempo? Io ho fatto tutta la trafila dalle scuole medie, che si trova all'ingresso annessa al nostro liceo, fino all'istituto d'arte, e poi ho fatto anche parecchi anni come docente, fino adesso, ultimi 7-8 anni, sto facendo il dirigente. C'era soltanto la ceramica prima in questo paese, perché la scuola è nata come scuola d'arte, addirittura scuola della ceramica veniva chiamata parecchi anni fa. Parecchi ceramisti di Santo Stefano hanno fatto tutta la scuola di ceramica, parecchie botteghe devono molto alla nostra scuola ceramica, tutti i nostri antenati addirittura sono usciti da questa scuola. Col passare degli anni, magari con le nuove sessioni, con le nuove innovazioni nei nostri licei, certo, parecchi ragazzi magari stanno abbandonando questa professione, cioè non la seguono come si seguiva prima.
ma questo non toglie che comunque ci saranno sempre ragazzi come ci sono, avete visto pure nelle varie sezioni, tra cui il laboratorio, ci sono ragazzi che vogliono sempre imparare il mestiere per fare ceramista. Raccontiamo le terrecotte del sole, ma lo raccontiamo attraverso una storia, quella di Calogero Amato, perché lei ha iniziato prima con la curiosità di imparare un mestiere che non era quello della sua famiglia. No. Come è iniziato tutto questo? È incominciato da piccolino, incominciando dopo che finivo la scuola ad andare nelle botteghe di Santo Stefano, perché ce n'erano tante, e incominciando a guardare a poco a poco cercare di impararmi il mestiere. E poi nel 78-79 ho incominciato a lavorare al tornio. Quindi lavorando al tornio è una bella soddisfazione, perché uno crea tante cose ed è bello. Le brillano ancora gli occhi quando parla di lavorare al tornio. È una bella cosa, sì. E quindi piano piano si è andato avanti, fino a che nell'84, ritornando dal militare, ho aperto la prima ditta, che si chiamava la Lumiera, Ceramica e la Lumiera. E questa ditta è incominciata, eravamo solo poche persone, eravamo due, tre, e lavoravamo solo al tornio, c'era chi mi preparava l'argilla, io lavoravo al tornio, c'erano altre persone che rifinevano, mettevano i manici, si faceva tutto un ciclo di lavorazione. Negli anni mi sono un po' organizzato, ho messo altri impianti oltre il tornio, abbiamo ora 35 persone che lavorano con noi ed è una bella soddisfazione, perché dal niente abbiamo fatto questa bella ditta. Il prossimo anno festeggeremo 40 anni di attività. Com'era Santo Stefano quando lei era ragazzo e andava a bottega? Ce n'erano tante di botteghe. Ha voglia di botteghe, li chiamavano le torrazze, perché era una piccola casetta con una tettoia dove si facevano tutti i mattoni a mano, si facevano le tegole a mano, proprio all'inizio, quello era negli anni 85, che c'erano questi forni così a legna, che era molto difficile fare una cottura là, perché se non eri bravo rovinava il lavoro di tanto tempo. E quindi una bella soddisfazione che negli anni sono riuscito a fare questa bella fabbrica. Ma ai tempi, per voi ragazzi, era un gioco, era un'arte o si pensava già al mestiere? Era un mestiere ed era bello, perché lavoravi, eri impegnato, guadagnavi qualche cosina, perché a casa non è che c'erano tanti bei soldi. Nel rapporto con i suoi figli, che adesso la seguono in azienda, lei ha fatto mettere le mani nell'argilla o stanno conoscendo soltanto la parte imprenditoriale? La parte imprenditoriale, però sanno bene anche loro il mestiere, lo conoscono perché gliel'ho spiegato tante volte, quindi come si lavora, come si organizza, come si parla con gli operai, come si parla con la clientela. Voi siete una delle poche aziende specializzate anche nella prima fase di lavorazione dell'argilla. Sì, noi siamo specializzati perché abbiamo un grandissimo assortimento e forniamo tutti i piccoli artigiani, poi ognuno decora con i suoi decori, con le sue nuove idee che fanno, e quindi fanno un prodotto diverso uno dall'altro. A me hanno detto: vai a parlare con il signor Amato, che è specializzato nel biscotto. Ma non è una pasticceria, dobbiamo chiarire questa cosa. Il biscotto è chiamato la prima cottura, perché dall'argilla cruda, che lavorano qua nel tutta la produzione che fanno, poi si asciuga e viene cotta in questo forno, che abbiamo un forno a gas, e dopo che esce da questa cottura si chiama biscotto, perché è stato cotto la prima volta. La seconda operazione è che viene smaltato, si può smaltare di vari tipi di smalti, poi vengono decorati e poi c'è l'altra fase di decorazione, è un'altra seconda cottura. Noi facciamo anche tanti prodotti in esclusiva per altre aziende, dove ci portano i suoi decori
e noi gliele riproduciamo e mettiamo la firma sua sotto. Tantissimi anni di attività, sono cambiate tante cose, sono cambiati anche i clienti, le loro richieste, il mercato. Prima arrivavano più siciliani o più stranieri, mi racconti un po'? Sì, prima c'erano molti americani che venivano, però io non ero ancora pronto per fare questo tipo di mercato. Quindi noi fornivamo altre ditte col semilavorato che poi queste ditte li facevano la rifinitura e facevano l'imballo per l'estero, per l'America. C'era molto, molto lavoro per l'America. Poi cambiando un po' il sistema monetario hanno trovato altri mercati e quindi poi a poco a poco su Santo Stefano non c'è stato quel boom che c'è stato in quegli anni. E ci siamo organizzati diversamente con clientele della Sicilia. Noi, per dire, forniamo un po' tutti gli artigiani della Sicilia, forniamo anche i negozi di souvenir fino in Calabria e poi ci sono altre zone, Milano, Torino, e facciamo le spedizioni dirette ai negozi. Rosario, tu ci sei cresciuto praticamente in questi laboratori, fra queste forme, in mezzo a questi pennelli, stampi? Sì, sono qui da 10 anni, però già da piccolino mio padre per gioco mi ha portato qui a mettere le mani in pasta. Già dagli 11-12 anni ho iniziato a conoscere questa realtà, a conoscere questo bellissimo mestiere che ha affascinato anche me, a parte mio padre, che mio padre ha fatto il lavoro più difficile, quello di creare questa bellissima attività, questa bellissima azienda, e ora tocca a me portarla avanti. Dimmi la verità, è capitato quando eri piccolino di fare qualche danno, rompere qualcosa? Questo è il momento giusto per confessare, non lo diremo a nessuno. Sì. Anche più volte. E che facevi? Nascondevi i cocci oppure? Sì, nascondevo, buttavo nella vasca dove si raccoglievano per mischiarli insieme agli altri e non fare vedere appunto il guaio, il danno. Addirittura una volta mi è capitato di rovesciare una vasca intera di ceramica e un pezzo non si è salvato, quindi un bel danno. Però sbagliando si impara. Siamo arrivati ad oggi. E qual è l'apporto che la seconda generazione Amato sta portando all'azienda? So che è un apporto che va anche verso la tecnologia. Già dal 2018 abbiamo iniziato con le piattaforme, i social, e quindi ci stiamo facendo conoscere il più possibile grazie a queste piattaforme come Facebook, Instagram. Abbiamo fatto un sito, un e-commerce dove facciamo la vendita online e quindi già abbiamo iniziato a vedere i frutti di questi investimenti sul mercato estero. Abbiamo iniziato a lavorare con dei clienti esteri, con l'e-commerce, quindi con la vendita online, ma quella è una vendita da privato, un soggetto privato comunque che acquista. Invece la pubblicità nei social ci ha permesso anche di allargare il nostro mercato estero con vari clienti a Malta, in Inghilterra, Germania. Stiamo crescendo e ci stiamo mettendo tutta per crescere sempre di più. E secondo te dall'estero, per esempio, cos'è che apprezzano di più delle ceramiche stefanesi? Apprezzano tanto perché è un prodotto artigianale. Poi quelle di Santo Stefano abbiamo notato che sono apprezzate ancor più per il nostro stile, i nostri colori che utilizziamo, colori sgargianti, questo stile appunto del nostro di Santo Stefano vedo che piace molto, ma in tutti gli articoli, non ci sono degli articoli in particolare, proprio il tono dei colori, le decorazioni sono apprezzate tantissimo, anche più di quanto le apprezziamo noi. E chiudiamo con il tuo sogno nel cassetto, o forse per meglio dire il sogno nella giara, non so se ci può stare il sogno nella giara, però è più contestualizzato. Sì, sì. Qual è per la vostra azienda? Ma il sogno del cassetto appunto è quello di riuscire già a portarlo avanti, che non è una cosa facile, e quindi già per me riuscire a portarlo avanti negli anni e farla crescere sempre più già sarebbe un sogno.